insieme. Possiamo fondare una compagnia tutta nostra. Io volevo raccontare questa storia perché in primo luogo è una storia di rivalsa, è la storia di un riscatto. Mi piaceva raccontare che questi personaggi che noi abbiamo sempre percepito come museali, polverosi, perennemente in bianco e nero, invece sono stati giovani, rivoluzionari, hanno riformato il teatro, donnaioli, però molto colorati, a differenza della percezione che noi abbiamo, li abbiamo sempre visti in bianco e nero. Dove chi decide siamo soltanto noi. Sono immedesimato in ognuno di loro, nelle difficoltà di Peppino che entra in questa famiglia per ultimo, che arriva dal paese, che quindi è un po' più selvaggio, un po' più selvatico. Mi sono immedesimato in Titina, che è un personaggio moderno, modernissimo, perché in un'epoca in cui andavano le soubrette, le tettone, le gambone, insomma Titina non aveva questo e quindi è riuscita ad imporre il suo essere donna normale. E poi mi sono molto immedesimato in Edoardo, nel suo gelo, nella sua presunta antipatia. Edoardo ha dovuto perennemente tradire, apparentemente tradiva la sua famiglia, i fratelli si mettevano tra fratelli, Edoardo si è preso un'americana, i fratelli recitavano in napoletano, lui voleva recitare in lingua, i fratelli stavano a Napoli, lui voleva andare a Milano. Però dietro questo perenne tradimento, dietro questo gelo, questa presunta antipatia, invece c'era, come dire, la severità di un artista e di un autore che si mette a disposizione della propria arte e cerca costantemente di fare il proprio lavoro a qualsiasi costo. Avimma fa un teatro diverso, ha da essere una rivoluzione. Il trio De Filippo. Ci sto bene a Napoli, mi piacciono i napoletani tantissimo e mi piace quando Napoli è gentile, ma anche quando Napoli è puntuta, nel senso che Napoli comunque non è un animale domestico, resta un felino. Lo puoi tenere a casa, lo puoi accarezzare, ma lo devi sempre rispettare perché sennò ti graffia.